Il coronavirus non ci ha facilitato in questo, però dovremmo rispettare i tempi e per la prossima stagione, prima dell'inizio della prossima stagione, dovrebbe essere, anzi sarà tutto completato. I lavori li avete visti, siamo ora sopra l'impianto principale che è un campo di ultima generazione. In erba sintetico, qui verrà realizzato questo impianto, verrà ristrutturata tutta la gradinata sia a livello strutturale che ovviamente estetica e poi nella parte superiore verranno realizzati altri spogliatoi e, nei campi polivalenti e un campo in erba sintetico sempre a 7 e un altro a 5. Per la prima volta la Ternana Calcio, questo ne sono orgoglioso da Ternano, avrà per 25 anni per ora, ma intendiamo aumentare con altri interventi la casa del settore giovanile. Una delle prime cose che, come dicevo prima, mi ha colpito quando sono arrivato in Ternana Calcio è che comunque alle spalle di questa grande professionalità e società avevamo la grandissima problematica che tutto il settore giovanile era itinerante su tanti campi a livello provinciale. Ecco, questa è una cosa che forse dava poco qualifica a livello professionale a questa società, ai mezzi di questa società e quando abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questo bando abbiamo colto immediatamente l'occasione, per la prima volta nella storia della Ternana, la Ternana avrà la casa del suo settore giovanile. Ovviamente questo affidamento è frutto di gara, ecco, non è che abbiamo affidato direttamente un impianto alla Ternana per fare un favore alla Ternana. I nostri impianti sono tutti stati quelli affidati attraverso delle gare. E così è avvenuto in questo caso, solo che la Ternana è stata l'unico soggetto che ha presentato l'offerta. Ora potrebbe sembrare un campo assolutamente normale, ma in realtà questo è l'avanguardia dei campi sintetici, in erba sintetica, in questo caso di natura bio, quindi assolutamente, come dire, con un impatto ambientale prossimo allo zero, qui verranno messe luci LED a scarsissimo impatto ambientale, grande efficienza. Il campo è stato allargato, quindi è stato ingrandito per essere nella piena rispondenza alle norme CONI. Così come le norme CONI rispondono ai campi polivalenti che si trovano di fronte all'ex istituto per geometri e che anche essi verranno dotati di campi in erba sintetica, di spogliatoi e di locali magazzino, locale arbitro, eccetera, anche essi tutti sotto parere CONI positivo. Ecco, ieri il presidente Bandecchi ha incontrato il sindaco Latini, lei ha detto poco fa, insomma, in conferenza stampa che è un primo solco verso la riqualificazione dello Stadio Liberati. Sì, esattamente così. Ieri dopo aver salutato la squadra abbiamo fatto un incontro in comune con il presidente e sindaco e abbiamo messo il primo solco verso questa direzione. La volontà del comune c'è, la volontà del presidente c'è, ovviamente si parla di investimenti importanti, si parla di interventi importanti e quindi hanno bisogno di un loro percorso. Chi lavora con il presidente Bandecchi sa che le cose quando le ha dette e ideate bisogna realizzarle presto perché è giusto che sia così. Ovviamente quando stiamo parlando di un intervento del genere di qualche decina di milioni di euro, va ponderato tutto, va visto tutto e ha bisogno dei suoi tempi e del suo percorso.